natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. In comode rate. Cardiaco fulminante, muore 45enne capoliverese. Non è servito un intervento sul posto dell'elicottero del 118, inutile la rianimazione. La denuncia di una turista svizzera: sono stata violentata. Il fatto sarebbe avvenuto all'esterno di una discoteca albana, indagano i carabinieri. La morte di Ernesto Ferrero, uomo scrittore d'altri tempi, presidente del premio letterario Elba, passava molto tempo sull'isola. Aveva 85 anni. 5 persone denunciate per una rissa alla festa dell'uva. L'episodio era accaduto nella sera della festa, responsabili individuati dalle telecamere. Brevi dall'Elba. Fucili e munizioni in una roulotte, 70enne denunciato. Un torneo di burraco a favore dell'associazione Endo Elba. Silver Air saluta l'isola d'Elba e la continuità territoriale. Teatro Flamingo, una targa dedicata a Milena Briano. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale. E oggi apriamo purtroppo con un triste fatto di cronaca. Un attacco cardiaco fulminante ha colpito una 45enne di Capoliveri che è deceduta sul colpo, perché sul posto si è recato anche l'elisoccorso del 118, ma la rianimazione di tutti i sanitari si è rivelata inutile. Un intervento in soccorso primario dell'elicottero del 118 non è bastato a salvare la vita ad una 45enne capoliverese colpita da un fulminante attacco cardiaco. Erano le 15:03 di mercoledì 1 novembre quando è arrivata la richiesta di soccorso al numero unico per le emergenze. Subito sul posto un'autoambulanza della pubblica assistenza di Porto Azzurro e l'automedica del 118 di Portoferraio. La centrale operativa, vista la gravità della situazione che trapelava già dalle prime informazioni dei soccorritori, decideva di inviare anche l'elicottero Pegaso 2 che decollava dalla base di Grosseto e in pochi minuti era sul posto, atterrando nel parcheggio di fronte al bar pasticceria L'Orchidea. I tentativi di rianimazione, dapprima del compagno della donna e poi da parte dei soccorritori, si sono rivelati totalmente inutili. La 45enne capoliverese, BC le iniziali, è deceduta sul colpo. Sul posto anche i carabinieri. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, anche se l'evidenza dei fatti probabilmente non richiederà alcun approfondimento. Proseguiamo con la cronaca. Arriva la denuncia da parte di una turista svizzera che dice: sono stata violentata. Il fatto sarebbe avvenuto all'esterno di una nota discoteca elbana ed ora sul fatto stanno indagando i carabinieri.
Un presunto caso di violenza sessuale sarebbe avvenuto all'Isola d'Elba nei primi giorni del mese di ottobre. Come si apprende dalla stampa, una turista svizzera di 17 anni si è presentata dai carabinieri accompagnata dai genitori per denunciare di essere stata costretta ad un rapporto sessuale non consenziente da un ventenne di Viareggio conosciuto la stessa sera in una nota discoteca urbana. Il fatto sarebbe avvenuto all'esterno del locale. La ragazza svizzera ha indicato ai carabinieri nome e cognome del ragazzo, che è stato rintracciato ma ha negato l'accaduto, smentendo il racconto della 17enne svizzera. I carabinieri della compagnia di Portoferraio, subito dopo aver ricevuto la denuncia, hanno avviato le indagini che sono tuttora in corso. Parliamo ora della morte di un eminente personaggio, anche un po' elbano, se vogliamo, Ernesto Ferrero, un uomo e uno scrittore di altri tempi. Era presidente del premio letterario Isola d'Elba e passava molto tempo sull'isola, nella frazione di Poggio. Aveva 85 anni. Si è spento ad 85 anni e dopo una lunga malattia Ernesto Ferrero, intellettuale a tutto campo, scrittore e saggista noto per il suo contributo alla letteratura italiana e acuto osservatore della società. Presidente del premio letterario Isola d'Elba, intitolato a Raffaello Brignetti, passava molto tempo sull'isola, portando avanti con impegno e passione il suo ruolo di presidente, con contributi importanti per lo sviluppo del premio. Collaborava gomito a gomito con la giuria letteraria e con il comitato promotore e spesso le sue intuizioni si sono rivelate vincenti. Ferrero lascia un vuoto incolmabile, dichiara Roberto Marini, presidente del comitato promotore. Nel tempo trascorso con lui ho appreso molto. Era un uomo di grande cultura che sapeva comunicare con gli altri in modo estremamente efficace. È una giornata triste e il mio pensiero va alla moglie Carla e a tutta la famiglia. A loro esprimo, conclude Marini, le mie sentite e sincere condoglianze. Ernesto Ferrero era cittadino onorario di Portoferraio e commendatore dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana dal 2012, quando il presidente Napolitano gli ha conferito l'onorificenza. Ferrero era nato a Torino nel 1938, uomo acuto, gentile, ironico. Questi i suoi tratti distintivi umani e di scrittura, un modello di cultura che rimarrà un esempio. Numerosissimi i messaggi di cordoglio giunti sui social e in redazione. Alla famiglia le sentite condoglianze di tutta Elba Press. Ancora cronaca, 5 persone sono state denunciate per una rissa che si era consumata alla Festa dell'Uva, l'ultima edizione della Festa dell'Uva a Capoliveri. L'episodio era accaduto durante la serata, alla fine insomma, dei festeggiamenti, ma i responsabili sono stati individuati dalle telecamere. I carabinieri della stazione di Capoliveri hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno 5 persone ritenute responsabili di rissa aggravata. Il tutto è avvenuto durante l'ultima festa dell'uva a Capoliveri. L'immediato intervento dei militari ha scongiurato che la situazione degenerasse ulteriormente, arrivando a ben più gravi conseguenze. Infatti, la pattuglia dell'arma aveva allertato il personale sanitario del servizio 118 perché prestasse le prime cure ad una persona ferita, mentre individuava gli altri soggetti coinvolti. Secondo gli elementi raccolti dai militari che hanno ascoltato i presenti al fatto e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, un diverbio per motivi futili tra persone alterate verosimilmente dall'abuso di alcol si era rapidamente trasformato in una rissa, fortunatamente senza feriti gravi. Le indagini condotte dalla stazione Carabinieri di Capoliveri hanno fatto emergere il coinvolgimento a vario titolo di 5 soggetti, tutti italiani di età compresa tra i 18 e i 41 anni, che sono stati denunciati in stato di libertà per rissa aggravata. Ora le brevi dall'Elba. Brevi dall'Elba. I carabinieri della compagnia di Portoferraio sono intervenuti in località Valdana, nel territorio al confine tra Portoferraio e Porto Azzurro, dove hanno requisito un vero e proprio arsenale di proprietà di un 70enne. Al momento del controllo dei militari, l'uomo custodiva in una roulotte 8 fucili da caccia, una carabina e circa 70 munizioni, senza aver rinnovato la denuncia di detenzione. Le armi sono state sequestrate e il 70enne denunciato per omessa ripresentazione di denuncia di detenzione armi ed omessa custodia di armi. Si è svolto all'Hotel Aironi il primo torneo di burraco organizzato in collaborazione tra i circoli elbani e l'associazione Endoelba.
partecipazione entusiasta dei giocatori, 88 in tutto, le cui quote di iscrizione al torneo sono state devolute interamente all'associazione Endo Elba, che si occupa di divulgare sempre di più l'informazione e la consapevolezza sulla malattia dell'endometriosi, ancora troppo poco conosciuta. L'associazione ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa. Il LET 410 di Silver Air nella mattinata di martedì 31 ottobre è partito per Firenze e ha fatto ritorno nel primo pomeriggio all'Elba. È stata questa l'ultima coppia di voli in regime di continuità territoriale per la compagnia che ha gestito i collegamenti tra Pisa e Firenze, aggiungendo anche altre destinazioni a seconda dei periodi dell'anno. Dal 1 febbraio 2020 ad oggi, dopo la conclusione del volo di ritorno, il personale di bordo ha raccolto le proprie cose ed è ripartito alla volta della Repubblica Ceca, non senza fare un ultimo saluto passando a bassa quota sull'aeroporto di La Pila, che aveva a sua volta schierato tutto il personale di terra a bordo pista per il saluto di commiato. Si è svolta a Capoliveri nella giornata di lunedì 30 ottobre una cerimonia commemorativa dedicata a Milena Briano, politica elbana scomparsa prematuramente nel 2011. A lei è stata dedicata una targa che è stata posta all'entrata del Teatro Flamingo, alla presenza del sindaco Walter Montagna, del marito di Milena Briano, Carlo Alberto Ridi, e della figlia Chiara Ridi. Con le brevi chiudiamo anche questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a domani.